Bene, ora fate silenzio, basta con questo baccano! Non stava parlando nessuno. Sì, amico, non abbiamo fiatato. Ah, oh. Avevo deciso di dirvi di comportarvi meglio, quindi rifaccio l'ingresso e voi fate il baccano? Non credevo dovessimo soddisfare le tue esigenze. Invece sì. Beh, allora lo faremo. Bene, vado e torno. È dura lanciare questo lavoro, si capisce cosa intendo. Salmoni, pollici, ragazzi, salmoni. Ok, fate silenzio, basta con questo baccano. Voglio proprio vedere. Ho detto basta baccano. Cos'hai oggi per noi, Cap? Un grosso piatto fumante di zuppa di pesce criminale. Tirate fuori i cucchiai e mangiamo. Ti ho scannerizzato tutti i documenti e li ho caricati sulla smartboard. Ah, e con questi che faccio? Li puoi riciclare? Non se ne parla neanche. Buttali via. Meglio. Cosa? Bruciali. Meglio ancora. Sul serio? Riciclarli. Oh. Ok, è l'ora del crimine. Qualcuno ha rubato un nano da giardino nel giardino di una vecchia signora. Posso? Qualcuno ha colpito in testa Scary Gary con un nano da giardino. Le due cose potrebbero essere collegate. Passa ai crimini interessanti. Ok, un attimo. Hanno rubato tutti i libri della biblioteca di Swellview. Tutti quanti i libri della biblioteca. Qualcuno friggerà stanotte. Dite sul serio? Ma certo che sì. Le biblioteche sono miniere d'oro di conoscenza senza fine. E di avventura. Cosa? Rubare i libri da una biblioteca non è un crimine contro una sola persona, ma contro l'intera comunità. E non ci passeremo sopra. Ok, vi prego, ditemi che sta per arrivare una battuta. L'unica cosa in arrivo è la vendetta. E l'avventura. Perché noi amiamo la biblioteca. Senti, il crimine è già nel nostro carrello. Completa l'acquisto. Oh, che manica di secchioni. Ok, datemi un secondo per leggere i dettagli. Guardate, non li hanno rubati tutti. Hanno lasciato 10 copie di quello là. Ehi, che libro è? No, sì, credo. Sei tu sulla copertina? Sì. E l'hanno lasciato lì? Sì. Tutte e 10 le copie? Sì. Hanno veramente rubato ogni libro dalla biblioteca eccetto il tuo? Qualcuno friggerà stanotte! Sì! Mi hanno preso! Tranquillo, era soltanto... Questa è la fine del caro vecchio Bosie! Momento confessione. Sono stato io a rubare il nano da giardino! Amico, stai bene, è marmellata. Hai ragione. È di lamponi, dico bene? Oh, oh, roba che scotta. Quella roba non vuole sparire. Già. Questo non sarebbe successo se l'avessi riciclata. E non staremmo neanche ridendo, quindi voglio dire. Ok, pronti a rompere un po' di denti? Sempre! Tra un pochino! Dobbiamo fare prima un pochino di sano stretching. Ma io li voglio rompere adesso! Non sappiamo ancora a chi li dobbiamo rompere. Sbagliato, ho caricato una lista di possibili sospetti. Davvero? Quelli sono tutti i criminali di Swellview. Già, e un paio di tizi che non sopporto. E sono sparpagliati dappertutto. Beh, sarà meglio andare, ci aspetta una lunga notte. Portatevi qualcosa che spacca. Uno di quei puntini sono io. Dov'eri la scorsa notte? A rubare ogni libro di Swellview eccetto il mio. Io non rubo i libri, non sono un mostro. Lo vedremo. Ho un'idea migliore per trovare il colpevole. Ah, migliore che passare una settimana in giro a collezionare denti di criminali e ricevere dei bei soldoni dalla fatina finché qualcuno non ammette di aver rubato i libri? Voglio proprio sentire! Conoscete la taverna Botte e Divertimento? Conosco stento il mio nome di battesimo. È un luogo in cui eroi e criminali si ritrovano per combattere e divertirsi. Quando si va? Domani. C'è la serata per soli criminali. E allora? E allora chiediamo a Schwoz di farci dei costumi da cattivi. Li mettiamo e andiamo alla taverna. E adottiamo un cane da salvataggio che portiamo a casa dicendo lui ci ha salvati. C'eri quasi. Già. Oppure stiamo a vedere se qualche criminale si vanta di aver rubato i libri dalla biblioteca. Ci sto. Sì, mi piace. Un momento, andateci piano. Lasciate fare al vostro capitano. Non so cosa tu voglia dire. Vuol dire che prendiamo un cane. Vuol dire che non sapete che a quella serata non va mai nessuno. Guardate la loro pagina Facebook. Ci avevo già pensato e ho una soluzione. Migliore che passare una settimana in giro a collezionare denti di criminali e ricevere dei bei soldoni da...